L'obiettivo è iniziare a immunizzare 15 giorni dopo l'arrivo dei vaccini. Questo è il tempo necessario perché la macchina organizzativa messa a punto dall'ULS 6 possa raggiungere con lettere e telefonate i cittadini di Padova e provincia, considerando che senza sapere quante dosi arriveranno non è possibile avviare la chiamata alla vaccinazione. I primi ad essere contattati, quelli della classe 1941, circa 7.000 persone, a seguire gli over 80, circa 65.000, e così via per l'ordine d'età dai più anziani ai più giovani. Nel punto vaccini allestito in fiera a Padova è tutto pronto. A sciogliere i dubbi sul vaccino che per primo è arrivato sul mercato, lo Pfizer-BioNTech, è la direttrice del Dipartimento di Prevenzione. Pfizer era stato dato come vaccino che andava bene per tutti. Gli studi che si stanno facendo sono studi tutti in itinere, bisogna valutarli di caso in caso e soprattutto poi fare una valutazione del suo complessivo. Noi le persone che abbiamo vaccinato fino adesso, alla prima somministrazione non c'è stata nessuna reazione avversa, se non qualcuno, ma qualcuno ci sta, nel senso che è una persona che magari ha altre sue problematiche. E per quanto riguarda la seconda somministrazione personale che noi abbiamo avuto fino adesso, reazioni non ce ne sono state, se non le solite reazioni, magari la dolenzia del braccio o qualche linea di febbre che ci sta, insomma, con tutti i vaccini. Quindi per noi fino adesso non abbiamo avuto grosse controindicazioni alla vaccinazione. L'ULS 6 prevede di vaccinare da lunedì al venerdì grazie al supporto di quasi 280 operatori tra sanitari, personale medico e infermieristico che seguiranno chi aderirà alla campagna vaccinale all'interno del padiglione dell'area di accettazione, dove verranno raccolti i documenti di identità e sanitari per passare poi agli ambulatori per l'anamnesi e successivamente a quelli per la vaccinazione vera e propria. Infine, le persone vaccinate saranno accolte in un'area dedicata in cui verranno monitorate post vaccino. Per la prima dose è una chiamata attiva. La chiamata attiva viene, allora, in questa prima fase noi la valuteremo a seconda della tempistica che abbiamo a disposizione. Successivamente viene fatta come la campagna antinfluenzale, un pochino, cioè le persone vengono invitate secondo una calendarizzazione che deve tener conto di tutte le linee che abbiamo a disposizione, di una serie di fattori organizzativi. Sarà una chiamata attiva che viene mandata a casa il singolo cittadino. Come succede un pochino, ripeto, campagna antinfluenzale, tutte le vaccinazioni dell'obbligo, gli screening, com'è nell'ambito della prevenzione. Anche perché, come diceva lei, è comunque una popolazione fragile, no? Ci saranno anche persone sole. Lei ha spiegato che avete accordi, state stringendo accordi anche con chi potrà dare una mano a queste persone. Allora, lo spaccato della popolazione degli ottantenni è più diversa che mai. Abbiamo persone perfettamente autosufficienti ancora, che sanno muoversi, eccetera, e persone che sono fragili, che hanno altre patologie. Se le persone fragili che hanno altre patologie sono trasportabili con i comuni mezzi, attraverso la protezione civile o la Croce Rossa, o piuttosto che la Croce Verde con la quale stiamo collaborando in questo periodo, faremo in modo di portarle nelle varie sedi vaccinali più vicine. Cerchiamo di ridurre al massimo la somministrazione presso il domicilio per tutte quelle motivazioni che il direttore sanitario prima ha evidenziato. Abbiamo un vaccino che da un lato dobbiamo somministrare in contemporanea 6 dosi e dall'altro 10. Quindi fare una vaccinazione a domicilio, cerchiamo di fare il possibile perché non avvenga, perché non riusciamo se non con uno spreco veramente importantissimo di vaccino.